Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come un triste Natale per Tiziano Ferro. Il cantautore di Latina affida al suo profilo social un messaggio per i suoi fans. Un anno difficile per lui. Tiziano Ferro è uno dei cantanti più apprezzati a livello internazionale. Le sue canzoni non sono conosciute solo in Italia, ma anche oltreoceano, dove Tiziano ha organizzato una serie di tour in cui ha portato la sua musica in giro per il mondo. Classe 1980, nato a Latina, il cantante ha raggiunto il successo negli anni 2000. Il singolo che gli ha permesso di salire alla ribalta è stato Casdono, che nel 2002 si classifica al terzo posto per quello che riguarda i singoli più venduti d'Europa. Un cantautore innovativo, che spazia con la sua musica tra vari generi. 20 sono i milioni di dischi che nella sua carriera ha venduto in tutto il mondo, soprattutto in Europa e America Latina. Il suo album di esordio ha contato ben 2,5 milioni di copie vendute, divenendo uno dei dischi italiani più venduti in assoluto. Numerosi sono gli artisti con cui nel corso della sua carriera ha collaborato e i riconoscimenti assegnatogli sono la prova del suo spessore a livello internazionale. Insomma, un vero artista con una notevole influenza nel mondo della musica. Oggi Tiziano Ferro vive a Los Angeles con i suoi figli. Per lui è stato un anno piuttosto difficile che gli ha lasciato il segno. Un anno che lo ha portato a fare gli agi ai suoi fan con un video un po' diverso dal solito, sicuramente diverso da quello degli anni passati. Tiziano Ferro si è da sempre dimostrato un uomo molto positivo. Nonostante le difficoltà, lui stesso conferma che resta tale, sicuro che da un momento di distruzione arriva sempre una rinascita. In fondo, per il cantante di Latina non è certo il primo momento difficile che affronta. Un anno che lo ha portato a dover trascorrere il Natale da solo con i suoi bambini che per motivazioni legali e demografiche non possono venire in Italia. Lontano dai suoi genitori e senza quello che è ormai il suo ex marito. Di solito Tiziano Ferro, per fare gli auguri di Natale a tutti i suoi fan, improvvisa un karaoke di Natale, in cui allegramente canta. Ma sembra che al momento il cantante abbia bisogno di un momento per se stesso, lontano anche dalla musica che lui tanto ama. È stato un anno speciale, molto difficile. Ma non mi permetto assolutamente di lamentarmi di fronte al fatto che ci sono persone che soffrono. Queste le parole del lungo discorso di Tiziano, che poi chiama famiglia proprio i suoi fan e tutte le persone che gli sono vicino. Poi conclude: quest'anno è così, il Natale della ricostruzione.